Buonasera a tutti, sono Andrea Guderzo, grazie per essere venuti questo pomeriggio. Siamo molto orgogliosi di aver creato un evento dedicato a chi lavora e chi ha uno sguardo curioso verso il futuro. Il futuro per noi è l'industria 4.0, l'industria digitale, avete sentito un sacco di paroloni adesso. Quello che vogliamo fare noi oggi è un evento dedicato appunto a chi ha la curiosità di sapere come sta cambiando il mondo del lavoro. Abbiamo volutamente impostato un convegno non sul nostro mondo, sul mondo presso piegatura, ma in generale sull'industria 4.0. Quello che vogliamo fare oggi, il nostro obiettivo, è quello di aprire una porta sul futuro che ci attende, un futuro vicinissimo, perché l'industria 4.0 ci sta facendo vedere che i cambiamenti sono repentini. Quello che sarà oggi, diciamo, l'obiettivo dell'incontro non è quello di dare risposte, ma è di darvi la possibilità di porvi le giuste domande, perché risposte ancora non ce ne sono, ma c'è la possibilità di porsi tantissime domande su come dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare in relazione a questa grande rivoluzione che sta avvenendo. È imminente, il signor Franco Scolari mi ha fatto una giusta osservazione qualche giorno fa, quando ci siamo conosciuti, mi diceva: la prima rivoluzione industriale è durata 200 anni, la seconda rivoluzione industriale è durata 100 anni, la terza rivoluzione industriale è durata 30 anni, la quarta durerà circa 5 anni, ma è già cominciata. Quindi il tempo è poco e per noi è arrivato il tempo di iniziare a porci le domande giuste. Buona continuazione. Buonasera, mi chiamo Franco Scolari e ti faccio i complimenti perché non sei solo curioso, ma sei anche avido. Io ti ho raccontato lì qualche cosa che doveva essere la mia apertura, già che ti è portata via. Il tempo è assolutamente tiranno e questo giochino sul fatto che il futuro è già oggi, il futuro è già oggi. Nella presentazione ci prepariamoci, no, attenzione, il futuro è già oggi, solo che non è equamente distribuito. E questa è una chicca sulla quale parliamo dopo, perché gente che non ha capito che le rivoluzioni industriali o le rivoluzioni hanno i sopravvissuti e hanno anche i morti. Dalle rivoluzioni industriali c'è una selezione. Siccome, come giustamente ricordava Andrea, 200 anni, 100 anni, 55, il processo di accelerazione è incredibile e l'accelerazione è legata alla convergenza, non mi sono ancora presentato, non l'hai detto neanche tu, Franco Scolari, ingegnere polo tecnologico di Pordenone, noi ci occupiamo di trasferire le tecnologie e l'innovazione alle imprese. Le cucchiamo dalle università, dai centri di competenza, le traduciamo in linguaggio degli imprenditori, che secondo me qualche rispostina proviamo anche a darla, perché se gli imprenditori rimangono qui solamente ricoperti di ansie e di domande, non è una roba simpatica, quindi parliamo anche di questo. Perché è acceleratissima la quarta rivoluzione? Potevo fare una domanda a qualcuno di loro, ma perché? La risposta è tecnologica. Non c'è mai stata, come adesso, una convergenza di tecnologia a sviluppo esponenziale. Le tecnologie a sviluppo esponenziale, c'è qualche ingegnere elettronico che si ricorda della legge di Moore, che è stata fatta dal signor Moore, quello dell'HP, dice che ogni 18 mesi il chip raddoppia di potenza e dimezza di superficie di costo, okay? E questo è uno sviluppo esponenziale. Per darvi un'idea della storia degli sviluppi esponenziali, c'è un giochino che raccontano: se prendi un pezzetto di carta, lo pieghi in due, poi lo pieghi in due, è uno sviluppo esponenziale.
e lo, sei bravo, abbiamo fatto gli origami, lo pieghi 32 volte. Che spessore ha? Dalla Terra alla Luna. Dalla Terra alla Luna. Due alla 32 spessore di qualche millimetro, se lo piegate 64 è dalla Terra al Sole. Boh, sicuramente c'è un ingegnere che ha studiato l'esponenziale. Allora, le due tecnologie esponenziali sono l'ICT, Information Communication Technology, Nanotechnology, che è applicata a qualche cosa, robotica. Queste tre tecnologie, e insieme alla robotica e all'intelligenza artificiale, convergono, per cui tutto ha una rampa incredibile. Avete su un normale telefonino, il mio oggi non funzionava bene, molta più potenza di calcolo di quanto ce n'aveva lo Space Shuttle. E la caduta dei costi è tale per cui oggi praticamente la conoscenza è a costo zero. C'è qualcheduno che ricorda il papà che diceva: ah, io non ti pago l'enciclopedia, mi serve l'enciclopedia. L'enciclopedia che era un regalo di Natale, costava che si pagava a rate. L'enciclopedia. Ma noi, la stessa generazione. Oggi hai click, tutta la conoscenza del mondo a costo zero. Ed è una risorsa straordinaria la conoscenza. La potenza di calcolo, parlavo di Watson con qualcuno di prima, Watson è, partiamo un attimo con le slide, Watson è il computer di intelligenza artificiale dell'IBM e viene dato a centri di ricerca e così via in software as a service anche gratis, perché la potenza di calcolo non costa niente. Allora, la prima rivoluzione industriale, quella che è durata 200 anni, era il vapore. La seconda rivoluzione industriale, l'elettricità. La terza, l'automation e i cyber physical system. La quarta. C'è un'altra cosa, oltre alla convergenza delle tecnologie esponenziali. Mettere l'automazione una volta in fabbrica costava un mucchio di soldi. Connettere di elettricità gli opifici costava un mucchio di soldi. Trasferire i dati di manutenzione da una delle loro macchine a un centro di controllo non costa niente, costa un click. È per questo che la rivoluzione industriale sarà dirompente e sarà uno tsunami straordinario, un'onda d'urto straordinaria che cambierà i modelli di business, con dei sopravvissuti sulla cresta a surfare dell'onda dello tsunami e in mezzo qualcuno completamente perso. Questo è certo. Questo foglietto qui qualcuno di voi lo conosce, è stato ripreso dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è la base per garantire il percorso di trasformazione digitale e un sostantivo caro agli imprenditori in questo periodo che è iperammortamento. Perché chi è che ha sentito parlare di iperammortamento? Un imprenditore. Ah, l'iperammortamento è una roba che mi intriga perché è 250%. Guardate che quella legge lì è una legge fatta bene, molto bene, perché rende del 36% meno costoso un investimento per le aziende sane. Questo perché chi non è sano non beneficia dell'iperammortamento. Ed ecco quindi che finalmente non c'è mai stato, come in questo periodo, un incentivo politico al rinnovamento degli impianti e ad alta tecnologia come c'è adesso, perché tra iperammortamento, tra patent box, tra Sabatini. La Sabatini è al 3,75%, quindi vi dà un contributo significativamente più alto del costo del denaro. Non è mai stato come adesso. E gli imprenditori lo sanno, e gli imprenditori sani, che preferiscono mettere nella propria impresa dell'innovazione tecnologica piuttosto che pagare gli F24, tanto per essere molto semplici, investono. E ce ne stiamo rendendo conto. Queste sono le tecnologie abilitanti delle quali ci parleranno anche i nostri ospiti. Come ho accennato, la quarta rivoluzione dirompente, rapida, molto più economica delle precedenti. Lo sviluppo
esponenziale, c'è qualche cosa della quale parlare un attimo e velocemente. Magari sono delle domande che porrò anche alla fine a voi. La quarta rivoluzione industriale e le rivoluzioni industriali fanno dei morti. Va bene. Quando sono nati i trattori, sono spariti gli agricoltori di tipo tradizionale. Ci sarà dalla quarta rivoluzione industriale una diminuzione di occupazione? Allora, io ho il mio pensiero, e il mio pensiero è sì, ci sarà una diminuzione netta di occupazione. Sì. Altri signori che fanno un po' più politica dicono, no, attento, ci saranno dei lavori che spariscono e dei lavori che nascono. Assolutamente vero, questo è assolutamente vero. Una signora che fa del sindacato, con la quale io non vado molto d'accordo, si preoccupa di salvare lavori a basso contenuto tecnologico. Io non me ne occupo. È una fatica sbagliata. Il polo tecnologico ha un motto: noi aiutiamo le aziende forti a diventare vincenti. Perché? Non abbiamo, io non ho risorse da dedicare ai buchi neri. E quindi la scuola deve prepararsi a gente aperta a tecnologie che non si conoscono. Che non si conoscono. Perché 5 anni fa chi è che parlava di intelligenza artificiale? Chi è che ha fatto il Politecnico di Milano? Somalvico. Somalvico, il mio amico, però era l'unico che parlava di intelligenza artificiale. Ma adesso ce l'hanno tutti in tasca l'intelligenza artificiale. Lo sviluppo è certo, ma solo chi è pronto e veloce, che sia azienda, che sia stato persona, nel dominare il cambiamento. Perché, Andrea, hai detto affrontiamo il futuro. Cosa hai detto? Aspettiamo il futuro. Sì, mi sembra che aspettare il futuro non va bene. Il futuro va affrontato e dominato. Dominato, perché il futuro lo scriviamo noi. Per le aziende che vogliono aumentare competitività, abbiamo il governo che ha fatto del suo. Per dare alcune risposte operative, io vendo anche le cose che facciamo noi, noi facciamo un assessment digitale che accompagna le aziende nel percorso di trasformazione digitale per portare a casa i vantaggi di cui abbiamo parlato. Ed è una velocissima, quando anche non storicizzata, perché ci siamo conosciuti l'altro ieri, abbiamo detto, mettiamo in fila alcune azioni che possano aiutare i clienti e le aziende che vogliono essere competitive. Quell'asse che avete visto fatto dal Ministero si traduce in una cosa che noi abbiamo chiamato bussola digitale. E quindi se qualche imprenditore vuole fare un check-up, un assessment, dice ma io che voglio fare un percorso digitale, dove mi trovo? Posso adoperare gli strumenti di augmented reality che avete visto prima? Ho l'Internet of Things, ho una protezione contro i cyber attack, che Dio me la mandi buona. Noi andiamo a fare una roba di questo tipo in 2 o 3 ore e poi i progetti, e questa è una risposta all'ansia, il futuro c'è già, dove? Io dove sono? Un pezzo nel futuro, un pezzo nel passato, dove devo proteggermi? Come faccio ad aumentare la mia competitività utilizzando le nuove tecnologie? Il governo ha dato delle indicazioni e noi ne siamo interpreti. Se avete voglia, adesso ne parliamo, sono cose che possiamo affrontare. Lo strumento a disposizione per chi consapevolmente vorrà essere protagonista del cambiamento. Di questo ne parliamo un attimo dopo, ma adesso abbiamo i nostri ospiti. Dopo faremo anche un po' di dibattito eventualmente. Ho detto che partivo in ordine alfabetico, ma invece parto da te, perché sono il primo, secondo, terzo e quarto. Allora ti do il mio microfono, ti presenti. Sì, buongiorno a tutti, io sono multinazionalissima. Sono Luca Polzotto e sono di Microsoft. Ho un ruolo in realtà di vendita, come manager. Oggi vi parlerò dell'IoT. Magari faccio partire la presentazione. IoT è un marchio di Cisco
Non è vero. Aiutino una definizione. Se vai su Wikipedia, perché ormai non c'è più l'enciclopedia che compri, ma... Ecco, una cosa, io non sono esattamente d'accordo su questa cosa. È vero che l'internet ti dà la conoscenza in un click, ma non ha la struttura della competenza in un click. Ti faccio click con te, dimmi quando devo cambiare. No, ce l'ho. No, scusa, dicevi non ha la competenza. Come? Hai detto che ha la conoscenza e non la competenza. No, non ha la struttura, ossia ha il contenuto, ma te lo devi andare a cercare. Non è detto che una persona che voglia cercare un contenuto sappia arrivare. Ed è lì il valore vero invece dell'education in generale, che è un tema che a me è molto caro, perché seguo anche quel mercato lì, in particolare l'higher education e le scuole di business, dove in realtà non tutti sono capaci di portare la nuova tecnologia, Microsoft, ma veramente le nuove idee avanti. Oggi parliamo di industria 4.0 e dov'è il cambiamento? È qui. Storicamente il cliente è alla fine di un ciclo, è un sales stage, no? Quindi è l'ultimo anello di una catena che parte da prendere la materia prima e portarla fino alla fine. In realtà la rivoluzione industriale che stiamo vivendo pone il cliente al centro perché con tutta la mole di dati che produciamo tutti, noi riusciamo a indirizzare il prodotto e modificare il prodotto a seconda delle esigenze del cliente, del singolo cliente, in maniera più veloce, in maniera più dinamica, controllando direttamente il cliente in anticipo in certi casi. Quindi in un mondo dove diciamo la parte fisica, la parte industriale, cioè l'oggetto che toccavi alla fine, si unisce con la parte digitale, che è la base del cambiamento dell'industria 4.0, allora qui si abilita la digital transformation dell'industria e lì dà la possibilità a ogni singola impresa, piccola, media, grande che sia, di crescere in maniera veramente esponenziale. Tocco uno dei punti che era nella mappa grafica, che è quello dell'internet delle cose, perché ho visto tanti punti interessanti. Cyber security è un tema assolutamente fondamentale, l'abbiamo visto tutti con WannaCry proprio settimana scorsa. Ma il problema anche di esporre dei dati e riuscire a controllarli e contenerli e far sì che nessuno vada a leggere i tuoi dati o corrompere i tuoi dati. Ma torniamo al concetto di Internet of Things. Non c'è una definizione di Internet delle cose, non esiste. Però macroscopicamente tocca quattro aree. L'Internet delle cose vuol dire connettere delle cose. Cose è qualsiasi cosa, il telefonino, i sensori, qualsiasi cosa che porti un segnale verso il cloud. Controllare queste cose, qualsiasi cosa. E però, riuscire anche a leggere questi dati, perché senza riuscire a capire, avere gli insight da questi dati, poi non riusciamo a portare e trasmettere ai nostri prodotti quello che serve realmente alla nostra audience, no? Ai nostri clienti. E poi prendere azioni concrete. Ovviamente il cloud e i big data, appunto, sono gli abilitatori. Quando si parlava prima del costo, ovviamente il costo è drasticamente sceso negli anni e quindi la mole di dati che portiamo sul cloud è aumentata. Nella slide precedente c'era scritto che 30 miliardi di dati saranno in giro nel cloud nel 2020, quindi una mole di dati pazzesca. Per riassumere, l'internet delle cose è questo, per un'azienda. Connettere tutto. Tutto si può connettere. Mi fa ridere perché c'è il cane, c'è la mucca, ma c'è anche la linea elettrica, c'è veramente tutto, il dato diventa essenziale perché così possiamo tagliare i nostri prodotti esattamente e calarli sul nostro mercato, su quello che è la nostra idea di business. Ovviamente è un percorso, non è un percorso semplice, non è che io porto i dati e ho trovato la mia soluzione e ho vinto. È un percorso che, come vi dicevo prima, parte dalla connessione degli oggetti.
da questi poi, diciamo, renderli rilevanti al momento e quindi capire quali sono i driver rilevanti, cioè proprio nel momento stesso in cui porto i dati, e poi farli crescere e immaginarmi nuovi business model avendo letto i dati e magari avendo scoperto qualcosa che prima non sapevo, proprio io anche imprenditore non sapevo del mio business. Connettere le cose perché l'obiettivo è essere efficienti in termini di costi, in termini di colli di bottiglia, in termini di risposta al cliente. Perché poi invece far sì che i dati mi diano degli insight. Perché dobbiamo poi portare comunque innovazione. Il processo di accelerazione tecnologica e di innovazione è adesso sempre più disruptive, sempre più veloce. Io lo vedo nella mia azienda, che sul nostro cloud escono nuove feature, nuove cose ogni giorno. Neanche io riesco a stargli dietro, neanche noi riusciamo a stargli dietro. Ma è così, soprattutto nell'ambito ICT. Però una volta che io colleziono i dati e prendo i miei insight e riesco a guidare il mio business adesso, riesco a immaginarmi i modelli futuri. Quindi brevemente due cose, due momenti. Capisco com'è adesso attraverso i dati che riesco a raccogliere il mio business model e lo amplifico. Quindi adesso riesco a avere una lettura real time, domani posso inventarmi qualcosa che anche prima nell'introduzione c'era, è l'analisi predittiva delle cose. Quindi si innescano una serie di cose, per esempio il predictive maintenance. Tante aziende con cui collaboriamo adesso, attraverso i dati che inseriscono sensori nei motori e in qualsiasi ciclo produttivo, danno la possibilità di ridurre i costi di manutenzione, perché mi predicono quando la macchina si romperà, e sappiamo tutti che sapere già in anticipo quando andrò a fare la manutenzione è quello che mi fa risparmiare ogni secondo che la macchina sta ferma dei soldi. Vi cito dei casi un po' internazionali, due internazionali, poi vi parlo di uno un po' più locale e con cui abbiamo collaborato e che abbiamo fatto insieme al nostro partner. Uno è ABB, che ovviamente tutti conoscerete. Loro cercano di predire proprio quello che vi dicevo, dei possibili issue nelle colonnine di ricarica veloce, per cui implementando una suite e quindi attivandosi attraverso anche un altro elemento fondamentale, che è l'intelligenza artificiale. Prima si citava Watson, anche Microsoft ha la sua intelligenza artificiale, che volgarmente è chiamata Cortana, però dà la possibilità di, più si allena il modello, più lui è preciso nel predirti cosa succederà in tutti i campi. Un altro esempio grosso è Rolls Royce non fa solo macchine, ma il business principale sono i motori da aerei. Loro hanno cambiato il business non più vendendo motori, ma vendendoli as a service, ossia diciamo a ore di volo consumate, come chiamiamolo così. Ma fondamentalmente loro hanno inserito dei sensori all'interno dei motori per cui riescono a predire alle compagnie quando ci saranno i guasti, quando dovranno essere fatti guasti, no? Non parliamo di guasti, ma quando saranno dovute fare, quando saranno da fare le manutenzioni e quando, diciamo, fondamentalmente... Ci siamo, se poi partiamo. E l'ultimo invece un po' più locale, Triveneto, Abutrio, la Danieli conoscerete tutti, Danieli Automation e Officine Meccaniche. Abbiamo sviluppato proprio un progetto di BI molto grosso, in cui hanno messo, assieme al nostro partner che è Bentec, che è qua, abbiamo messo una serie di sensori all'interno delle macchine per controllare in maniera attuale, no? In tempo reale, tutto quello che sta succedendo all'interno del ciclo di produzione. E quello è, diciamo, un orgoglio. Il futuro è già oggi. Vi ringrazio. Dopo però lo tampiniamo, perché è sempre una multinazionale di quelle pericolose. Grazie. Andiamo. Allora, quando io sapevo che sarebbe venuta Panasonic, gli ho detto: ma tu ci porti
mangiadischi, una roba così, ma che vergogna. Non sai che noi facciamo il 34% del fatturato grazie all'automazione? No, e, magari grazie all'automazione. E scusa... prodotti per l'industria. Loro fanno software, integrano, eccetera, eccetera. Tu dai linguaggio alla macchina, se posso darti questo assist. Sì, grazie. Buonasera a tutti anche da parte mia. Mi chiamo Carlo Viale e faccio parte della divisione automazione di Panasonic Electric Works Italia. Voi conoscerete Panasonic. Panasonic fa anche automazione. Oggi volevo darvi il punto di vista di Panasonic rispetto all'Industria 4.0, portandolo un po' sulla concretezza appunto del fornitore di componenti di automazione, perché con l'amico di Microsoft siamo volati molto alti, giustamente siamo arrivati al punto d'arrivo, però tutti i dati che poi arrivano sul cloud e devono essere elaborati dove... diciamo il posto dove si trasformano i dati in informazioni, questi dati da qualche parte devono arrivare. E questo lavoro sporco, passatemi questo termine, lo deve fare l'automazione. E come lo fa? Lo può fare in mille modi. E noi abbiamo il nostro modo, la nostra idea, la nostra connotazione, appunto per aiutarvi a rendere il vostro impianto, la vostra macchina 4.0, cioè... cosa vuol dire 4.0? Vuol dire che la macchina mi dà le informazioni che mi servono per produrre meglio, per fare meglio il mio lavoro, per magari guadagnare anche di più. Però prima di tutto partiamo dagli obiettivi. Allora, qui c'è la definizione di Industry 4.0 data dall'UCIMU e secondo me è bello anche partire chiarendosi qual è l'obiettivo, no? L'obiettivo del 4.0, la definizione, e poi dire ok, rispetto a questa definizione si è innestato il discorso degli incentivi, però se l'incentivo viene visto solo come in maniera molto tattica, ok, quest'anno mi compro la macchina, mi costa la metà o il 36% in meno, bene, ok, un po', però è un po' limitato. Se invece noi ragioniamo in termini più strategici, questo è sicuramente un aiuto che arriva dal governo per però fare un cambio di passo e quindi prendere quest'onda che sta arrivando e in prospettiva più strategica dire imparo o riesco a produrre meglio, in maniera più flessibile, in maniera più efficiente, eccetera, eccetera, eccetera. E questo come lo faccio? Io posso capire che chi si trova davanti a mille informazioni che arrivano rispetto al tema dell'Industria 4.0 si può trovare disorientato. E noi come fornitore di automazione dobbiamo anche aiutarvi a capire. E come Panasonic noi cerchiamo di ragionare rispetto alla nostra offerta di componenti di automazione, che vedete qua elencata, noi forniamo controllori, servozionamenti motori, sensori, eccetera. Alcuni di questi sono sicuramente tecnologie abilitanti, cioè sono tecnologie che, utilizzate in un certo modo nella macchina, mi permettono di andare a raccogliere quei dati che poi gli amici di Microsoft mi trasformano in informazioni. E come lo posso fare? Lo posso fare in mille modi. Noi cerchiamo di farlo, ad esempio, con uno slogan che abbiamo definito, l'abbiamo chiamato Web Automation Semplice, cioè abbiamo detto, ad esempio, prima si parlava di manutenzione predittiva o di accesso remoto alla macchina, lo facciamo attraverso il concetto di accedere alla macchina in maniera semplice. Okay? Lo possiamo fare attraverso dei motori che utilizzano protocolli standard, lo possiamo fare con tutta una serie di sensori che mi vanno a, come vedremo tra poco, a introdurre delle tecnologie che mi permettono di accedere anche agli incentivi. Però il concetto è sempre quello, la tecnologia non deve essere il fine, ma il mezzo per avere poi un incremento tecnologico della mia macchina. Questa la saltiamo. Che cosa vuol dire
accedere alla macchina, vuol dire essere aperta a protocolli, cioè avere la mia macchina che dialoga. E questo lo facciamo noi con varie tecnologie che per me, prima, mentre parlava amico di Microsoft, ho avuto un pensiero, ho detto, io ho lavorato per 10 anni, più di 10 anni nell'ICT, e stavo pensando, adesso è da 10 anni più o meno che sono nell'automazione, e stavo pensando, dopo 10 anni, di nuovo ho a che fare con Microsoft. Sono arrivati anche qua. Pensavo di essermene liberato, invece sono arrivati anche qua. E esatto. E questi sono tutti protocolli che per chi viene dal mondo ICT sono quasi, come dire, l'FTP, l'SMTP, cioè è una cosa, io appena uscito dall'università trovavo questo. Quando sono arrivato in automazione, utilizzare Ethernet, utilizzare l'HTTPS, cioè utilizzare tecnologie web o di interconnessione in automazione era qualcosa di particolarmente strano. Adesso c'è stata un'accelerazione per cui è normale avere questo tipo di tecnologia per le macchine. E lo si può fare adesso semplicemente aggiungendo un componente, un controllore che è aperto a questi protocolli e quindi mi dà la possibilità di aprire il mio impianto, la mia macchina, a questi protocolli che sono i propri protocolli che chi si occupa di ICT utilizza per andare a gestire poi tutte le informazioni, i dati e trasformarli in informazioni. Questo poi mi permette di accedere alla mia macchina, raccogliere dati, controllare remotamente la macchina, fare manutenzione da remoto, e queste sono tutte cose che sono parte dell'Industry 4.0. Quindi sono tecnologie disponibili, anche relativamente semplici da implementare, che mi permettono di aprire la mia macchina. Perché noi come fornitori di automazione facciamo, come dicevo prima, il lavoro sporco. Noi dobbiamo dare la possibilità a chi sta sopra, quindi a chi poi fa l'elaborazione software, di avere le informazioni, di avere i dati. Questo è un ambito. Un altro ambito invece è quello legato alla sicurezza. Anche questo è un altro ambito dove il fornitore di automazione può dare una mano a chi produce, a chi fa macchine, per avere tecnologie abilitanti per l'Industria 4.0. Un altro punto è la parte di movimentazione. Uno dirà, ma cosa c'entra il motore con la connettività? Certo, prima si parlava di manutenzione predittiva. Io posso avere un motore, sul motore ho il feedback che è l'encoder, e io sull'encoder posso avere un sensore di temperatura che mi misura la temperatura del motore. Questo è un dato, non è l'unico, ma è un dato che mi può dare informazioni sulla salute di questo motore. Sta funzionando bene, se sta funzionando male. Se io questo dato riesco in qualche modo a prenderlo in tempo reale, utilizzando magari dei protocolli standard come EtherCAT o Modbus, e renderlo disponibile tramite il proprio driver al controllore che abbiamo visto prima, il quale poi prendo questo dato e lo dà allo strato di software superiore o lo mette sul cloud, questo dato viene correlato con altri dati e a questo punto questo componente dà il suo contributo al concetto di manutenzione predittiva o manutenzione preventiva, perché correlando questo dato con altri parametri io posso sapere se su quell'asse della macchina c'è un malfunzionamento, quindi avrò magari un software che mi dà la segnalazione e mi dice guarda, occhio che quell'asse lì non sta andando mica tanto bene, sarebbe meglio mandare qualcuno a guardare, a rivedere i parametri, a vedere se c'è qualcosa che non va sulla meccanica, evitando i fermi macchina, evitando problemi da affrontare poi con l'emergenza, e questo sicuramente si traduce in un aumento di efficienza, di produttività, eccetera. Questo è l'assalto. Alla fine, visto che tempismo, come fornitori di automazione, quindi noi lavoriamo sullo strato basso e l'idea è quella proprio di avere qualcosa che mi apre la mia componentistica, siano essi sensori che motori, raccoglie i dati dal campo e attraverso la connettività e il web li rende disponibili a qualcuno che sta sopra, che poi prenderà questi dati, li trasformerà in informazioni e queste tecnologie qua
mi permettono in conclusione di aprire e di implementare il 4.0 in maniera anche relativamente semplice. Quindi a volte la mia sensazione è che uno resti quasi spaventato, no? Cloud, l'IoT, alla fine concretamente che cos'è? Può essere anche questa cosa qua, può essere anche più complicata. Io adesso magari non voglio neanche banalizzare, però è anche questa cosa qua. Quindi è anche un concetto, un'idea di 4.0 può essere anche questa. Io ho finito, prego. Oggi la complementarietà tecnologica è fondamentale. Se posso fare un paragone naturale, tu fai sinapsi, cioè la connessione elementare, però attenzione che quando la sinapsi non funziona è un casino, perché poi uno ha il linguaggio ma non sa cosa dire, lui fa i linguaggi. Invece, Keb, che cosa fai? Francesco, giusto? Sono Francesco Meroni di Keb Italia. Allora, Keb è una società tedesca con sede a Bantrup, un bucolico paesino ad ovest di Hannover, nel nord della Germania. Veramente un posto molto bello, uno dice qua in mezzo alle colline, ai boschi, ai prati. Dove vi mandano a dormire da lui, è un posto orribile. E Keb non è questa. No, non è la sua. Sono state invertite. Allora, Keb in pratica fornisce soluzioni per l'automazione. Come spiegavo prima a qualcuno, Keb proprio quest'anno, all'inizio del 2017, ha cambiato la ragione sociale da Keb, che sono le iniziali del fondatore, che più di 40 anni fa ha iniziato a costruire componenti meccanici, quindi ancora alle soglie della terza rivoluzione industriale. Man mano si è evoluta, è passata da Carl Ernst Brinkmann, che sono l'iniziale fondatore, a Keb Automation, perché adesso è un'azienda, adesso in Germania, in Italia già da un po' di tempo, orientata alla fornitura di soluzioni per l'automazione ai propri clienti partner. Allora, ecco qua, benvenuti nel mondo dell'automazione dei prodotti Keb. Quello che cercherò di fare oggi è dare un attimo una visione del nostro, mio punto di vista per quanto riguarda l'industria 4.0 e vedere come noi siamo in grado di fornire alcune delle tecnologie abilitanti di cui abbiamo già sentito parlare nei precedenti interventi. Allora, io quando ho sentito parlare di Industria 4.0 ho detto, ma da dove viene Industria 4.0? Allora sono andato a scaricare questo documento, che è un documento presentato alla Fiera di Hannover, tra l'altro nel 2013, aprile 2013, dove in pratica è descritto che cosa si intende per Industria 4.0. Infatti questo termine, questo nome, marchio. È nato di marketing, marchio. Esatto, questo marchio è nato in Germania. Chi perché? Perché c'è una battaglia bestiale, i tedeschi ce l'hanno con tutti gli altri, ma fra di loro litigano. Di chi è Industria 4.0? Ma l'hanno inventato loro, diciamo chi? Così. Chi non lo so. Ah, come lo sai? Non te lo dicono, perché... Allora lo scopriremo dopo. Fanno una battaglia tremenda, se è il Fraunhofer... il Fraunhofer Institute... O la Siemens AG. Okay. Sono lì che si scazzano. Praticamente qualche ministero tedesco ha messo insieme degli istituti di ricerca e delle aziende molto importanti e hanno detto, ma visto che queste tecnologie evolvono così rapidamente, proviamo a cercare di immaginarci che cosa succederà nel futuro. E hanno stilato questo documento, frutto del lavoro di qualche anno. Ci ha partecipato anche qualcuno del Politecnico di Milano. Marco Taif. Bravo, che infatti è uno di... sostenitori della rivoluzione delle rivoluzioni, e quindi c'è dentro anche un pezzettino di Italia in questa cosa, e hanno fatto un lavoro secondo me fatto bene, cioè hanno cercato di anticipare il futuro. E in questo documento, se andate a vedere un po' l'indice che ho riportato qui, adesso andiamo velocemente, non si parla soltanto di industria, ma si parla anche di come le tecnologie modificheranno il nostro modo di vivere. Cosa che con il telefonino sempre in tasca, con
i PC con l'avvento di internet, la conoscenza fruibile a costo zero e in quantità enorme, sono cose, cioè le tecnologie incidono già nella vita di tutti i giorni, cioè gente che non sa più andare dal punto A al punto B se non attiva il navigatore perché non si ricorda la strada. Adesso forse non siamo ancora tutti a questo livello, ma sicuramente c'è qualcuno che l'ha già raggiunto. Quindi ci sono, adesso questa la saltiamo perché l'abbiamo già vista, su questa torniamo dopo, ci sono alcune parole chiave all'interno di questo documento che vale la pena così di esplorare. Lo facciamo molto brevemente, ma soltanto per far passare il messaggio che non si parla solo di industria, o si parla chiaramente maggior parte di industria, ma si parla anche del modo di lavorare, di come la nuova concezione, i nuovi modi di produrre andranno a influenzare il modo di lavorare delle persone. Si parla di work-life balance, di come si bilancia la vita privata con la vita in azienda. Con i telefoni cellulari il confine diventa sempre più sfumato, uno è raggiungibile ogni giorno della settimana, ogni ora del giorno. Nuovi modelli di organizzazione, si parla di safety and security, quindi sicurezza, noi beh, in italiano abbiamo una parola sola per intendere sia la sicurezza fisica delle persone e delle cose, mentre si usano le macchine, sia la sicurezza dei dati e la protezione dei dati. Si parla di risorse, di efficienza, quindi si toccano anche aspetti legati all'utilizzo ottimale delle risorse, insomma. È un documento che vale la pena, se uno ha un attimo di tempo, leggersi perché dà tante idee. È tedesco, 814 pagine. 814 pagine in tedesco. No, questa è la versione che ho scaricato io, è un documento molto più leggero e scritto anche in inglese, quindi è più facilmente comprensibile. Si parla chiaramente di Internet delle cose, di Networked Manufacturing System, di flessibilità. Si parla anche di cyber physical system. Che cosa sono questi cyber physical system? Sono, almeno questa è un po' l'interpretazione che ho dato io per cercare di semplificare questo concetto, sono l'unione dei dispositivi fisici, ovvero le fabbriche, le macchine, i prodotti, con i dati che sono collegati a questi dispositivi. Ovvero i dati collegati ai prodotti, collegati alle macchine che li producono, collegati alle fabbriche dove ci sono le macchine che producono i prodotti e anche, se vogliamo, alle organizzazioni logistiche che portano questi prodotti sul mercato. Quindi l'unione dello spazio fisico con lo spazio cibernetico, diciamo così, del dato, rappresenta quello che in questo documento è chiamato Cyber Physical System, e attraverso questo sistema, o mediante l'elaborazione dei dati che rappresentano il sistema fisico, è anche possibile fare delle previsioni e quindi scoprire quando una macchina con molta probabilità avrà un guasto, oppure fare delle analisi che consentono di proiettare nel futuro un determinato setup di una macchina per vedere quali saranno i risultati finali, oppure vedere come è possibile utilizzare in modo più economico le risorse che si hanno a disposizione. Proprio ieri ho partecipato a un convegno all'SPS di Parma ed è stato presentato un caso di un'azienda che lavora il marmo e mediante i dati raccolti dalle macchine uniti ai dati legati alla produzione, perché hanno una produzione di energie rinnovabili, riuscivano a effettuare le lavorazioni del marmo che richiedevano più energia soltanto in alcuni momenti della giornata quando l'energia era disponibile a costi più bassi. E questo si è tradotto in valore economico tangibile, in migliaia di euro, decine di migliaia di euro risparmiate nell'arco dell'anno della produzione. Un anno di produzione. Quindi, fatto questo, di questo abbiamo già visto delle slide, anche le tecnologie abilitanti le abbiamo già viste citate, queste slide vengono dalla presentazione del piano Industria 4.0, settembre 2016, noi come CAB ci occupiamo, chiaramente,
soprattutto delle tecnologie che sono dal punto 6, 7, 8, 9. E vediamo i benefici attesi. Questa è una slide che riporta quali sono i benefici attesi, in parte ne abbiamo già parlato. Flessibilità produttiva, quindi la possibilità di adattare la produzione fino ad arrivare alla dimensione minima del lotto, la dimensione 1, cioè produrre beni con lotti di dimensione unitaria, la personalizzazione massima attraverso una flessibile riadattamento delle macchine. Ops, maggiore, c'è un rimbalzo sul tasto. Maggiore velocità di produzione, produttività che è declinata come ottimizzazione dei consumi energetici, ottimizzazione dei tempi di lavoro delle macchine, un controllo di qualità online attraverso il monitoraggio delle variabili che le macchine sono in grado di generare. È possibile stabilire qual è la qualità dei prodotti che si stanno producendo. E infine tutto questo si dovrebbe tradurre in una maggiore competitività del prodotto. Infatti nel documento Industry 4.0 l'obiettivo di chi l'ha redatto e l'ha anche proprio dichiarato nelle pagine iniziali è quello di mantenere la competitività della manifattura tedesca, che è già molto competitiva, ma con il piano Industria 4.0 l'obiettivo è quello di renderla ancora più competitiva e addirittura renderla più competitiva della manifattura in paesi dell'est. Questo perché ha anche questo dei risvolti sociali. Si parlava prima della riduzione del lavoro, il problema della disoccupazione lo conosciamo tutti. Io sono convinto come lei che il lavoro cioè diminuiranno i posti di lavoro, cambieranno radicalmente, ma la somma tra quelli nuovi creati... Non fai il sindacalista e neanche il politico. Secondo me diminuiranno, ma vediamolo in senso positivo adesso qua. Dopo ne parliamo un attimo, anche col coinvolgimento... Andiamo avanti, se no mi rubo tutto il tempo. Che ti è rimasto un minuto. Allora, la centralità del dato, ecco, questa è una citazione di una... analisi fatta da McKinsey, che dice che alla fine della quarta rivoluzione industriale sostanzialmente i prodotti saranno sempre più intrinsecamente legati ai loro dati, non ci sarà quasi più nessuna differenza, chiaro, il dato sarà parte del prodotto, uno non potrà più acquistare un prodotto se quel prodotto non è legato ai dati che sono stati generati durante il suo ciclo produttivo. In parte lo vediamo anche per i prodotti di origine controllata, dopo i prodotti alimentari, a questo l'Italia può giocare un ruolo abbastanza interessante. Allora, qua si parla di Industrial Internet of Things, praticamente è l'internet delle cose, dove le cose non sono delle piccole semplici cose, ma sono dei sistemi complessi, sono delle macchine che al loro interno hanno una rete. E quindi il sistema di controllo della macchina con la rete che collega tutti i dispositivi che lo compongono diventa la sorgente dei dati. Come diceva prima il collega di Panasonic, le nostre macchine, le macchine che vengono realizzate con i nostri sistemi, sono le fonti dei dati che poi vengono associati ai prodotti delle macchine stesse. Come CAB abbiamo una piattaforma che comparte dai motori per passare attraverso i drive, attraverso gli I/O analogici, digitali, sistemi di controllo basati su PC oppure embedded, passare attraverso i sistemi di supervisione e poi i software per la connessione remota e i software per l'invio dei dati, la raccolta dati in cloud. Adesso abbiamo una piattaforma estremamente completa e in grado di generare i dati che servono. Ultimo messaggio. Per la cosa. Quindi questo è un elenco delle possibilità offerte dal nostro sistema e cosa che parla più di tutti è che...
è l'applicazione che avete visto qua fuori. Questa è una macchina realizzata con un sistema di controllo basato su una rete Ethercat, nella quale ci sono circa una quarantina di nodi che raccolgono ingressi analogici, digitali. Alcuni nodi sono i drive, alcuni nodi sono dei drive collegati al motore e distribuiti sulla rete Ethercat. La cosa interessante è che ci sono dispositivi Ethercat sia di CAB ma anche di altri costruttori. Nei 40 nodi ci sono 5 costruttori diversi e questo è l'indice di interoperabilità. Poi c'è il discorso safety, il discorso security, che però magari ne parliamo direttamente allo stand. Tutti i nostri prodotti sono certificati e quindi osservano gli standard di sicurezza previsti da questo standard. Questa è l'architettura del nostro sistema cloud. E infine concludiamo con delle domande che pongo alla platea. Questa industria 4.0, prima di tutto, è una rivoluzione di tipo culturale. Allora, le domande che mi sono posto, che pongo anche alla platea, ma siamo pronti per questa rivoluzione culturale? Nelle aziende dove lavoriamo ci sono tutte quelle competenze che sono richieste per poter dominare le tecnologie abilitanti? Ho portato un esempio, dalla meccatronica all'intelligenza artificiale, al machine learning. Inoltre, un'altra cosa molto importante... Erano le mie domande, esiste, Franco, hai portato via tutto. No, esiste la capacità di integrare, perché va bene, magari le competenze ci sono, ma bisogna essere anche in grado di fare squadra, di parlare lo stesso linguaggio comune e riuscire a integrare tecnologie che vengono da persone che magari hanno culture, formazioni diverse. E alla fine, ma non meno importante, ci sono le idee che si possono realizzare sfruttando queste tecnologie abilitanti per creare valore, che poi è l'obiettivo ultimo, valore inteso in senso economico per garantire la vita dell'azienda, ma anche inteso in senso più allargato e sociale, nel senso di garantire una qualità di vita delle persone che lavorano migliore. Ti ho lasciato andare fuori tempo perché hai detto delle cose belle. Ha detto delle cose intelligenti, è vero che l'hanno inventato i tedeschi sta roba qua, è vero che l'hanno inventata nel 2013 e hanno cominciato a parlarne, e quindi è assolutamente vero che il futuro da qualche parte esiste già, perché alla fiera di Hannover, dove io sono andato 15 giorni fa, c'era un signore con un tablet che diceva Scheiße, che è una parola tedesca, che io non so cosa vuol dire, era della Schindler, questo qua pensavo che pronunciasse la sua azienda in modo sbagliato, diceva fra 2 settimane mi si ferma l'ascensore dell'hotel Shangri-La di Kuala Lumpur. E voi, la Madonna, ma chi sei tu, eccetera eccetera. Schindler ha 200.000 ascensori collegati, 200.000 ascensori. Grazie a 200.000 ascensori collegati che hanno un po' della loro sensoristica sparsa, eccetera eccetera, un po' dei linguaggi della Microsoft che li manda sul cloud, eccetera eccetera, poi hanno avuto un sistema integrato come la CAB che li ha messi a posto, tutte queste robe qua, ma ci vuole anche intelligenza per capire la manutenzione predittiva, cosa farà, eccetera eccetera. Io gli ho chiesto poi a questo signore qui, che se la tirava, se era in grado di capire se in un ascensore fermo 2 persone la cui somma del peso faceva 145 kg con una particolare vibrazione trasmessa da una sensoristica erano felici o no. E mi ha detto che per la privacy, se vibrava l'ascensore, non si poteva capire. Ma come intelligenza, cosa ci dici? Buonasera a tutti. Prismatech ti ha fatto vedere lì una roba per cui ti metti un visore, credi di essere nell'ascensore dove c'è questa coppia che si sta divertendo, naturalmente monitorata in modo intelligente e così via, e hai digital twin,
cyber system, cioè di virtuale non c'è più un tubo, di reale non c'è più niente? Ma grazie a Dio tutto quello che viene dopo, quello che noi progettiamo in teoria in virtuale. Buonasera a tutti, sono Luca Pedron, io mi occupo della distribuzione dei sistemi Autodesk e di sistemi per la manifattura additiva e per il supporto all'industria 4.0 dentro a Prismatech, che è il partner che nel territorio segue le aziende per questo tipo di progetti, soprattutto con le tecnologie Autodesk di più alto livello, a livello di simulazione, di gestione dei dati e di concept. Oggi, da un punto di vista del supporto virtuale, da un punto di vista del supporto del software, noi siamo insomma abbastanza operativi, abbastanza bravi a gestire un po' tutta la parte di generazione del dato a monte di quello che abbiamo sentito fino adesso dai colleghi, perché noi lavoriamo particolarmente con le persone che sono operative sulle macchine quando le macchine ancora non esistono. Autodesk, che è l'azienda che rappresento attraverso Prismatech, è il più grande produttore di questi sistemi al mondo e ha una sua visione dell'industria 4.0, la sta portando avanti ormai dal 2013-14 pure Autodesk, con un logo che è Future of Making Things, che noi brutalmente all'americana diciamo FOMT. Come chiamate? È FOMT con il suo acronimo Future of Making Things, non è tanto facile da pronunciare la M con la T vicine, però funziona lo stesso. Il concetto che, da cui noi partiamo è abbastanza semplice e riprende le linee guida di Industria 4.0. Non si limita eventualmente all'internet delle cose o alla manutenzione predittiva, in realtà noi, come dicevo, lavoriamo sulla parte dell'intelligenza e dello sviluppo del prodotto macchina, per cui lasciamo a CAB, Panasonic, Microsoft, in questo momento quantomeno, anche se ci stiamo arrivando anche noi, tanto per cambiare, la specializzazione sulla parte diciamo di controllo della macchina una volta che questa è stata costruita. Noi supportiamo Gasparini e le industrie come Gasparini a migliorare il loro processo interno e non a valle della vendita, il processo interno di gestione del prodotto macchina in termini di prevendita, di engineering, di produzione, di approccio alla vendita e in termini di customer experience. Il concetto è che noi da un, come vedete qui sotto, questi box lineari e tutti più o meno uguali, vogliamo portare il cliente, Gasparini o ciascuno di voi, da un processo linearizzato, riconoscibile, ripercorribile, eguagliabile e quindi pesantemente in uno stato di concorrenza, ad un processo diversificato a partire dal primo momento in cui io concepisco il mio prodotto. Questo mi vuole, come dire, avere l'obiettivo di dare valore, aumentare il valore ed eventualmente supportare la diversificazione di questo prodotto attraverso configuratori che passano dal commerciale al tecnico, attraverso la collaborazione insieme alla simulazione e quindi al digital twin, cioè alla creazione di un prototipo digitale con il quale io confronto in post vendita la mia macchina e il suo funzionamento, al supporto alla progettazione, alla produzione flessibile, perché c'è chi vi dà l'hardware e la capacità di controllarlo e c'è chi come noi invece dà il software per andare a programmare e a progettare e a pianificare un'idea di produzione flessibile, fino alla customer experience e alla connessione con i sistemi di internet delle cose, fornendo loro dati e eventualmente rimanendo comunque interoperabili e interagendo con i produttori di queste tecnologie web per recuperare informazioni e intelligenze e tornare da capo, lavorare attraverso un processo di sviluppo prodotto agile
che mi permette di riutilizzare tutto quello che ho già imparato facendo una macchina, vendendola e dandola al mio cliente attraverso l'internet delle cose per farla meglio, in modo più economico, in modo più produttivo ed efficiente. Per arrivare a tutto questo noi abbiamo seguito le linee guida di Industria 4.0, abbiamo cavalcato le linee guida di 4.0 e abbiamo identificato essenzialmente, ed è interessante questo perché ci permette di capire come si arriva a questo pensiero, abbiamo identificato alcuni trend del mercato che riguardano sia i produttori sia i relativi clienti. Nei produttori ci sono due aspetti essenziali che sono le sfide che il produttore, quindi gli obiettivi che il produttore si pone di raggiungere attraverso l'applicazione di Industria 4.0, che riassumiamo essenzialmente in innovazione, efficienza e produttività, ma anche le sfide che il produttore riceve dall'esterno, riceve dal proprio mercato, dalla concorrenza. Le sfide che riceve noi le abbiamo classificate in sfide di produzione, sfide relative alla domanda e sfide relative al prodotto, nel senso che il produttore deve agire con intelligenza sull'ottimizzazione del ciclo produttivo e dei suoi prodotti, dei fornitori, dei processi, deve interagire correttamente con il cliente che, come abbiamo sentito all'inizio in quel bel video che presentava il concetto di Industria 4.0, il cliente chiede prodotti configurabili ma allo stesso tempo chiede che siano prodotti, come dire, di massa, perché chiede che siano riconoscibili, chiede che siano identificabili. I prodotti stessi che cambiano pesantemente, perché grazie alle tecnologie hardware e software che noi produciamo e sono abilitanti, cambiano loro stessi, perché il prodotto si rinnova e a volte addirittura se, come si dice nel nostro settore, disruptive, no? Quindi se è dirompente, se è completamente innovativo ed entusiasmante, può cambiare il corso del mercato stesso. Infine c'è il, io vado un poco più indietro, da Siemens passo a Toyota, perché tanto... Kaizen. Kaizen e tutte le filosofie che ci stanno intorno, Toyota che in realtà l'industria 4.0 forse la sta cavalcando dagli anni 80, perché già negli anni 60 stava guardando più avanti ancora di tutti gli altri, ha fatto una bella cosa. Io sono stato ad un convegno del Sensei, non mi ricordo più il nome, eccetera, di recente, qualche mesetto fa, e ha fatto notare che tutti quanti parlano sempre di cosa possiamo fare e non di cosa vorremmo che fosse fatto, no? Toyota ha fatto un bello studio di massa sul proprio cliente e confrontandolo con il costo di produzione di un prodotto che a partire dal concept fino alla vendita, al post vendita e al ritiro, ovviamente aumenta esponenzialmente man mano che io avanzo in queste fasi produttive, in realtà notiamo che il cliente percepisce un valore di questo prodotto molto più in queste fasi, come vedete, per cui in una fase iniziale di proprio concept, in una fase molto finale di vendita, e percepisce molto meno l'investimento che una Gasparini può fare in termini di efficienza produttiva, perché il cliente questa non la vede, non la recepisce, a meno che non ci sia una fortissima partnership, però a quel punto non è più un cliente ma un partner o ci si avvicina, no? Quindi per rendere un cliente piuttosto contento, come il gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie, noi pensiamo che sia interessante valutare sì le tecnologie hardware abilitanti, ma anche andare a dotare le aziende come Gasparini di strumenti collaborativi e innovativi, virtuali magari, anche in fasi un po' più estreme dello sviluppo prodotto. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso il FOMT, il Future of Making Things, cioè la nostra visione dell'industria 4.0, in particolare lavorando con strumenti
che dal concept configurabile arrivano fino al post vendita, come dicevamo prima. Le sfide principali che noi affrontiamo tutti i giorni sono quelle di fornire strumenti ai nostri clienti per prendere decisioni migliori, più rapide, e verificare se la vibrazione con i 145 kg di tre ragazze molto magre e molto leggere è quasi un'orgia questo. ci crea problemi, dando strumenti software per il supporto ai materiali e alla fabbricazione, dando dati a partner come Microsoft per fornire questo mondo digitale, questo cloud, questo internet delle cose di intelligenze, e fornendo protocolli che vengono sviluppati in primis dai produttori di software per la connessione dei media. Lo facciamo attraverso quello che noi chiamiamo piattaforma di innovazione prodotto, cioè l'insieme di tutti i nostri prodotti che dal concept fino al post vendita supportano i nostri clienti in moltissime attività quotidiane permettono di raggiungere moltissimi obiettivi. Questa piattaforma di innovazione prodotto noi in Prismatech la dividiamo principalmente in quattro, giusto per dare un po' di chiarezza al cliente sulle macro aree su cui agiamo. Noi a livello di design and engineering noi alla base di tutto forniamo, in particolare siamo i più grossi specialisti in Italia di strumenti per la collaborazione e per la condivisione delle informazioni di prodotto tecnica dal concept fino alla messa all'attivazione di una BOM, di una distinta base in produzione e in ufficio acquisti, attraverso strumenti di document management, di life cycle management integrati con strumentazione per la progettazione 2D, 3D, simulazione, realtà virtuale, concept. Ci occupiamo di design and engineering con numerosi tipi di strumenti, siamo Autodesk, quindi abbiamo anche l'AutoCAD, noi in realtà non lo vendiamo più perché è un prodotto di massa per cui oggi si vende via e-commerce, no? Noi ci occupiamo particolarmente di uno strumento che è una collection di strumenti che Gasparini usa abbondantemente per gestire dal concept il design, le superfici particolari, la simulazione, il 3D, il 2D, la messa in tavola e l'invio di una distinta base. Ci occupiamo di simulazione con dei fortissimi brand che nel tempo, in realtà Autodesk a un certo punto non ha più sviluppato ma ha acquisito e integrato. Oggi nomi arcinoti come Nastran, come Molflow e come CF Design sono strumenti Autodesk che ormai sono integrati da tanti anni all'interno dei nostri prodotti, in maniera che i nostri clienti su tutto il ciclo di sviluppo del prodotto possano lavorare in modo, come si dice, seamless, in modo senza riscontrare ostacoli, senza che due utenti, due tecnici possano pensare di avere dei problemi di comunicazione. Lavoriamo in ambito fabbrica 4.0, quindi in ambito un po' più produttivo, con quello che all'inizio nel famoso video di prima si è chiamato factory layout, perché noi abbiamo uno strumento per la pianificazione e lo studio del factory layout. Abbiamo, questo è un esempio di quello che noi produciamo in digitale attraverso i nostri software. Abbiamo come Prismatech, quindi non più come Autodesk in questo caso, strumenti per la manifattura additiva in campo plastico. Giusto stamattina ci stavamo dilettando in un'altra sede molto simile a questa, anche se non aveva tutta quella bella parte grossa di là di produzione, perché è un laboratorio universitario a Rovigo, di generative design, quindi di intelligenza artificiale per il supporto all'ottimizzazione del peso dei prodotti e per l'ottimizzazione di questi, dei prodotti stampati, sì, con tecnologia Lattice per la sinterizzazione, oltre che per la stampa in plastica. Noi lavoriamo anche per chi fa stampaggio sinterizzato. Infine abbiamo strumenti per il digital marketing, per migliorare l'esperienza dei clienti nel rapporto con noi, perché, come dicevo prima,
lavoriamo con strumenti di configurazione prodotto commerciale, connessa ai configuratori di prodotto tecnici, che possono essere anche integrati in quello che molti di voi prima hanno sperimentato come giochino all'interno di uno strumento particolarmente avanzato come la realtà virtuale, o di uno strumento magari più bello da vedere ma meno giocoso come gli strumenti di rendering per il settore automotive. Luca, eccolo qui. Finito. Questo è essenzialmente quello che noi sviluppiamo con i nostri partner e lo facciamo all'interno di questa vision. Applausissimo. Avete notato che tutte le cose che adesso si vendono sono importanti, sono tecnologiche, hanno un rapporto prezzo-peso assolutamente particolare, infinito. L'evoluzione della tecnologia ha portato le aziende di successo che si sono sviluppate ad andare verso un rapporto prezzo-peso infinito, il software. Il povero Andrea vende macchine che pesano ancora e fa fatica a vendere. Il software non pesa niente. Comunque, se i dati saranno la materia prima del futuro e il futuro è di oggi, i dati pesano abbastanza poco. C'è qualcuno che sta ragionando sul peso dell'intelligenza del cervello? Sembra che pesi. Sapete che gli egiziani pesavano l'anima. Ok, ma anche l'intelligenza, quando si trasmettono i contatti sinaptici, pesa. Ma lasciamolo a elaborazioni, perché io ho una domanda di sintesi. Andrea ci ha invitato qua, ci ha fatto vedere una macchina nuova. L'altro ieri mi hai detto, sì, però la trasformazione digitale non è prendere i sensori della Panasonic, capaci tutti. Non è andare da Microsoft e fare download, software as a service, capaci tutti. Andare in Germania, che ha cambiato nome, fa sicuramente capaci alcuni, insomma, però li hai messi tutti in fila. Lui vende roba virtuale, cara, non pesa niente, eccetera, eccetera. Ma tu cosa fai per competere? Perché la trasformazione digitale e le agevolazioni fiscali, eccetera, eccetera, sono per la competitività d'impresa. Cioè, io ti ho lasciato per ultimo lì in mezzo. Poi non sei l'ultimo a parlare perché poi devono parlare gli ospiti, ma tu quando fai fatica a addormentarti a cosa pensi per la tua trasformazione industriale? Beh, allora, io credo che, faccio una battuta perché logicamente ci avviciniamo, parlo agli imprenditori, ci avviciniamo a questi nuovi argomenti, ascoltiamo tutti questi esperti che ci spiegano, ci raccontano. Favorevole. Non so voi, ma io ogni tanto mi sorprendo a sentire il rumore del mare, no? Mentre questi parlano, perché concetti nuovissimi, molto difficili da mettere assieme. E la domanda che ci poniamo noi è sì, ok, dobbiamo intraprendere un percorso. Ma con chi faremo questo percorso? Chi ci guiderà all'interno di questo percorso? Abbiamo un sacco di risorse esterne che ci possono guidare, però credo fermamente che gli elementi più importanti siano in casa, ovvero le persone che abbiamo dentro le nostre aziende. Abbiamo parlato di prodotti, abbiamo parlato di processi, mancavano le persone. Qui ho visto R&D, supply chain, il sales, il marketing, mancava l'HR, ovvero human resources, risorse umane. Il punto che si apre è interessante perché le professioni più richieste oggi dal mercato del lavoro 10 anni fa non esistevano. Le scuole non preparavano a quel tipo di professioni. A noi ci può succedere, ci succederà la stessa cosa e in tempo anche molto più breve. Quindi la domanda che ci poniamo è: chi mi servirà tra qualche anno? E quali capacità dovrà avere? Quali saranno le skill determinanti per farmi fare la differenza? Questa è una domanda molto importante, perché io adesso intraprendo un percorso che non so dove mi porterà. Non so quali nuovi servizi, quali nuovi prodotti mi farà sviluppare.
Di conseguenza è importantissimo pormi il quesito di chi avrò bisogno. C'è chi dice che sicuramente le cose a cui dovremmo più portare più attenzione sono le soft skill, ovvero le capacità relazionali delle persone, le capacità di assumersi la responsabilità, di lavorare in gruppo, lo spirito di iniziativa. Perché? Perché se avremo i supercomputer che faranno i progetti per noi, noi dovremo pensare meno all'aspetto tecnico e di più all'aspetto relazionale. Gli uomini di vendita saranno molto importanti, perché creeremo delle cose nuove, dei concetti nuovi che dovranno essere portati al mercato e dovranno essere portati, spiegati molto chiaramente. Quindi, diciamo, la figura del venditore, dicono che sarà ancora più importante. Questo secondo me è un punto abbastanza cruciale per il futuro, perché l'azienda è, diciamo, ha una sua anima, che è data da tutte le persone che ci stanno dentro. Viviamo tutti in uno stesso ambiente, quindi creiamo una cultura, cioè un contesto culturale all'interno dell'azienda. E quindi quello che, diciamo, non è che non mi fa dormire la notte, però mi tiene attiva la mente, è come si trasformerà a livello di risorse umane la mia azienda e quali nuove competenze dovremmo sviluppare. Io adesso non so se Franco Scolari ha già la risposta, perché mi ha detto che dobbiamo dare qualche risposta oltre a porsi le domande. Io mi fermo a fare domande. Perché un applauso importante ad Andrea, perché qualche risposta. La sfida che lui ha intrapreso, è tutt'altro, è tutt'altro che banale. Il modo con cui ti rapporti con portatori di competenze eccellenti è un fattore necessario, perché tornando anche un po' all'apertura, no? Non ci saranno più tante ore versate nello stesso modo come succedeva negli ultimi anni. Questo garantitissimo. Poi c'è qualcuno che dice che la somma netta sarà negativa, qualcuno che non riflette sul fatto che a subire la rivoluzione industriale, la quarta rivoluzione industriale, sarà certamente molto più impattante in Vietnam in India, naturalmente, in qualche parte del Sud America, cioè tutti coloro che hanno beneficiato della relocation perché fornivano lavoro a basso costo, non qualificato, sono coloro con le gambe segate. Questo, cioè, i filippini fottuti, perché i primi lavori a morire sono i lavori di chi fa i rammendi a mano. Adesso, questo rapportato in un paese, se è vero che alle Filippine ci sono tanti bassi costi del lavoro che fanno quella roba lì, ma Adidas oggi ha un modello 4.0 d'impresa, e se andate nei negozi Adidas in Germania, ce ne sono tre o quattro, metti dentro il PIE, Zacchete, scegli il colore, il numero te lo sceglie lui, il colore, tutte quelle robe lì, bla bla bla, ti componi, parlavi di lotto economico 1, il concetto di Industry 4.0 prevede che la scarpa su misura, confezionata su misura, eccetera, eccetera, costi come la grande serie, ok? Un casino, modello di business completamente ribaltato. Adidas ha lasciato la sua fabbrica alle Filippine per il mercato filippino, hai messo lì il PIE, te la sei composta, eccetera, eccetera, e Amazon te la porta a casa al costo della scarpa filippina in 48 ore. Questo è un modello di business completamente rivoluzionato. Naturalmente le persone dell'Adidas in Germania che hanno i robot e così via hanno uno skill a cui Andrea deve pensare, perché il trinaricciuto di Guareschi, duro in Ciputi, raffigurato con la sua tessera della FIOM, probabilmente non ci sarà più.
Ed è per questo che alcune istituzioni che vivevano sulle tessere sono un po' preoccupate e difendono questo lavoro. Il lavoro non è mai umile. Io non faccio il sociologo, faccio il tecnofilo. Si parla di lavori umili. Non esistono i lavori umili. Esistono i valori a valore aggiunto, i lavori a valore aggiunto o no? O no? Chi spazza per terra oggi è sostituito dal rumba. Chi tagliava l'erba nei giardini è sostituito da un'altra roba. I trattori vanno da soli. E questo è il cambiamento tecnologico. Io devo chiedervi una cosa, con alzata di mano, e cioè, tutta questa tecnologia è un bene o un male? Adesso facciamo la sintesi, poi ci offri da bere, mi hai detto. Sì, non tutti, però. No, cioè solo i vincenti, cioè solo i forti. Siete, allora, arriva questa rivoluzione tecnologica. C'è una roba che io studio perché mi diverte. L'evoluzione tecnologica esponenziale, pirolin, pirolea, di cui abbiamo parlato prima, è così rapida che l'evoluzione biologica non sta appresso. Non sta appresso. E divarica enormemente. Io non ci capisco più, abbandono. Ok? C'è un atteggiamento psicotecnico, psicoattitudinale che distingue in modo chiarissimo i millennials, nativi digitali, i migranti, io faccio il migrante digitale, che sono uno che è nato con le valvole, con i cibi, e poi sto facendo finta di essere ancora un po' aggiornato, facendo finta. I bambini di 3 anni vanno touch al televisore, perché per loro è naturale. E la differenza che c'è, anche lì c'è qualche ingegnere, comincio a provocare il pubblico, non c'è nessun ingegnere fra di lì? Tu sei ingegnere? Tu sei, alza la mano, ho bisogno di alzare. Altri ingegneri, per favore? È un percorso di studi, non è una vergogna pubblica. Potete essere ingegneri. Allora, gli ingegneri come noi, ci chiediamo perché funzioni una macchina. I millennials la fanno funzionare. Perché non c'è tempo per capire come funziona il GPS. Se noi non capiamo il GPS, siamo incazzatissimi. E i diciottenni attaccano il GPS e vanno dove li porta. Lui ci ha parlato di intelligenza artificiale. Chi è che ha fatto un po' di... Tu hai studiato un po' di intelligenza artificiale. Ma guardate che studiare gli algoritmi di Siri per l'intelligenza artificiale è difficile. È il mio hobby. Io mi occupo di intelligenza artificiale, sono completamente schizzato, vado a vedere quella roba lì. Ma nessun diciottenne sa come funziona l'intelligenza artificiale. Cosa vuol dire il deep learning? Perché sono ancora vicini, ma c'è un motivo biologico. I bambini non sanno perché imparano. Imparano per esperienza. Per esperienza. No, non perché studiano. Si scottano. Ah, cacchio, si scottano. Il deep learning impara per esperienza, non impara per programmazione. E qui la divaricazione è importante. Avete riflettuto sulla mia domanda? Signora, il mondo di domani, grazie alla tecnologia, sarà meglio di oggi o no? Abbiamo una giornalista, di solito le domande le fa lei. Giornalista e ingegnere. Ustia! Il mondo di domani sarà meglio di oggi o no? A me piace pensare che sia meglio di quello di oggi, perché io sono ingegnere. Scientificamente dentro. Però quindi la tecnologia è buona? La tecnologia può essere buona. È buona o non è buona? Dobbiamo essere noi a imparare a usarla bene. Chi è che non è d'accordo? Ho bisogno di uno che non è d'accordo. Tu i capelli così lunghi, sei d'accordo? Tu non sei d'accordo? Ci sarà qualcuno che non è d'accordo?
Tutti d'accordo che, che il domani è meglio di oggi? Recentemente sono stato invitato a una roba del Rotary e parlavamo agli studenti delle scuole superiori, un po' come avevamo. E c'era un brillantissimo imprenditore, se vi capita di vederlo da qualche parte, a raccontare Siagri. Conoscete Roberto Siagri? È di Eurotech, cioè, no, magnifico. E ha fatto una roba divertentissimo e così via. Allora fa la sua relazione, poi toccava a me, abbiamo parlato di come si evolve, di come le aziende come devono velocemente cambiare. Ben vi ricordate, secondo Darwin, che le specie che sopravvivono non sono le più forti, sono quelle che meglio si adattano. Quindi anche i vostri figli e nipoti sopravviveranno e così via se si adatteranno velocemente. Siccome l'intelligenza artificiale che ci ha presentato il Luca e così via, Striscia, Insidia e così via, e si impadronisce di tante cose, ti ha portato via qualcosa l'intelligenza artificiale? Non ti sei accorto? Non ti sei accorto che ti ha portato via un pezzo di memoria che avevi quando ti ricordavi i numeri di telefono? Portata via. A tutti. Quanti numeri di telefono ti ricordi? Ma riflettete. Non ce li ricordiamo più neanche. Ve li ricordate? Una volta uno aveva 50 ce li aveva a memoria. Come fai il nativo tu? Comunque abbiamo perso il senso d'orientamento attraverso il GPS. Perso, c'è più. Però è vero che anche il numero di informazioni che siamo costretti a canalizzare nel cervello è aumentato esponenzialmente, per cui diciamo devi scremare. Assolutamente, abbiamo un modello di intelligenza. Chi è contrario all'invasione dei social network, della conoscenza, eccetera, eccetera? Chi è che non vuole essere noto alla rete? Ti fa piacere che la rete sappia tutto di te? Dipende dal contesto. Ma come hai fatto ad avere una platea così omogenea? Scusa Andrea, che sono tutti d'accordo. Ah, ok, gli altri sono di là. Dicevo, dipende dal contesto. Lavorativamente sì, citiamo LinkedIn. Privatamente non sono un fan dei Facebook o di qualsiasi altro social network che esista. Tu hai un gemello? No. Ma sei sicuro? Sì. Figurati. Ce l'hai il gemello? Anche tu? Gemello digitale? Sì. E sapete quanto è preciso? Il vostro gemello digitale, il nostro, anch'io ce l'ho il gemello digitale, io non sono su Facebook, sono su LinkedIn, sono su Facebook attraverso te che mi fotografi, mi metti su, mi posti, eccetera, eccetera, e il mio gemello digitale ha più conoscenza di me. Chiedilo a Google o chiedilo a Microsoft. Attenzione, ha più conoscenza, perché io non mi ricordo dove ero il 17 aprile dell'anno scorso. Lui sì. E si ricorda delle emozioni, si ricorda dei comportamenti. Cioè, se il futuro è già oggi, l'intelligenza artificiale ci ha già pervaso in un modo totale e non ce lo ricordiamo. Ma quando tu credi che ti dia fastidio l'invasione privata, pensa alla comodità di avere la pubblicità profilata. Io sono un velista e mi arriva un nuovo modello dello job, altrimenti saresti invaso di dati. Così ti arrivano le robe che vanno bene. Sto facendo un Industry 4.0 a proposito del fatto che non è solo nell'impresa, ma è anche in altri settori, un signore che ha i supermercati e così via, attraverso la Fidelity ti profila e ti manda la pubblicità del rum e il cioccolato perché sa che ti piace e sa tutto di te. Google ha fatto un test un anno e mezzo fa, prendendo le informazioni dai telefonini di 50.000 persone di un paesino. Ok? Tu ogni mattina andavi a tuo padre
E poi ha detto, come ti chiami? Giovanni. Ha detto, dove sarà Giovanni il 13 luglio 2017? Risposta, a quell'ora lì sta andando a prendere il giornale, affidabilità del Predictive Analytics Big Data 95%. 95%. Perché sui grandi numeri la prevedibilità è assolutamente... Allora, stiamo arrivando alle 6, quindi è quasi finito. Ho tre minuti di un video che forse mi fai partire. A me, vi dicevo del Rotary, io ho chiesto ai ragazzi, ma siete sicuri che domani sia meglio di oggi? Mi hanno detto di no. Noi al servizio delle macchine, questo credo che sia importante, è una cosa che dobbiamo recuperare, che stiamo perdendo, è la capacità relazionale. Ieri sera sentivo Cucinelli che parlava e diceva, io ho vietato nella mia azienda le mail perché chiedo alla gente di telefonarsi, perché telefonandosi si conoscono, hanno la capacità di scambiare una relazione, hanno la capacità di approfondire meglio che non la mail, che è fredda, che è, diciamo, annulla la nostra capacità di interagire con le persone e di avere un'interazione che è più profonda e che porta a una conoscenza. Questa è la cosa che non dobbiamo perdere. Allora, è un punto di vista di una persona che pensa e che tu ricordi, sì. Assolutamente valido. Qualcuno di voi ha visto il film Lei? È di un signore che si innamora del sistema informativo. Perché? Sistema operativo, questa roba, quindi si innamora di un... Non l'avete visto il film? Bellissimo. Molto visto. Si innamora di un computer? Sì. Cioè si innamora di un avatar di intelligenza artificiale che lo conosce benissimo, lo coccola, eccetera, gli manda una ragazza di facili costumi che piace a lui perché l'ha profilata. Andate a vedere, Lei, in inglese Her, è un film di un paio d'anni fa sull'intelligenza artificiale. Io, siccome ho i baffi bianchi come i tuoi, difendo anche questa tesi che il contatto fisico sia indispensabile. Peraltro in quella intervento a Rotary io dicevo che il punto di riscatto dell'umanità degli uomini per evitare di essere sopraffatti dalle macchine, e non è una mia tesi, è una tesi che io condivido di altre persone intelligenti, è l'ibridizzazione. Noi dobbiamo chipparci per essere noi interconnessi e grazie all'interconnessione confondere le macchine che non ci tagliano la spina. Allora, questo messaggio qui, mi fai vedere l'ultima cosa, che è un... The story Hans will tell you highlights the central idea we need to understand, which is that this is all less about America falling behind than the rest of the world catching up. Hans, un momento, per thank favore. You. This is the world. Allora, questo signor qui si chiama Hans Rosling. L'avete mai visto questo video? Mi piace moltissimo. Questo signore è uno svedese che studia demografia, studia salute globale. E adesso vi fa vedere su due assi cartesiani che sono, lo anticipo perché in inglese è un po' veloce. Sull'asse del verticale è la vita media, ok? 20 anni, 40 anni, 60 anni, 80 anni. Sull'asse orizzontale il reddito pro capite, $400, $50,000, ok? Poi fa vedere con dei pallini gli stati, e gli stati gialli sono l'America, gli stati blu, non me lo ricordo, sono l'Africa e così via. E poi parte dal 1810 e fa vedere come evolve la vita media e la ricchezza negli anni, e fa vedere gli impatti delle rivoluzioni industriali, portando a una conclusione che è quella che io sposo, che la gente diventa più ricca e vive più a lungo, cioè il mondo va meglio. E poi fa vedere l'ultima cosa su cui magari facciamo un commento.
si vede alla fine come grazie all'utilizzo di rivoluzioni industriali eccetera eccetera, due paesi importanti che sono l'India e la Cina fanno uno zompo inseguendo coloro che si sono un po' più addormentati, tra cui l'Italia e gli altri. E infine fa vedere come il paese-nazione non sia più un'integrità, perché si frastaglia e una provincia o una regione può avanzare, mantenere dei livelli di benessere e così via, mentre il resto rimane un po' indietro. Guardiamolo perché poi facciamo l'ultimo commento. In 1860, each bubble is a country. And this axis down here shows wealth, income per person, $500, $5,000 and $50,000. And this axis is health here. The length of life from 20 years all the way to 80 years. And the size of the bubbles here shows the size of the population. And the color marks the continent. The Americas blue, Europe yellow, Asia red, and Africa green. And in 1860, almost all countries were down in the poor and sick corner there. But the Industrial Revolution had started to pull Western countries out of poverty. United Kingdom and Australia was leading, and US was on the third place. And look what happened when I start the world here. As year passed by, the population in Western countries got better education, new discoveries helped to control infectious disease, hygiene improved, and the lifespan increased. And the West got healthy and wealthy on the same time, while the rest remained in poor and sick down there. And from 1900, look, United States is taking the lead and becomes the engine of progress in the world through the First World War, that was the Spanish flu, and through the 1920s, US is leading. It's only during the Great Depression that U.S. falls back temporarily and gets the lead again through the Second World War into the Cold War, and we stop here 1954 at the end of the Korean War. And this time, United States was on top. Europe had fallen behind, and Japan was trying to catch up here. And interestingly, a small country on the equator, Singapore, was just behind. Latin America was in between, and China and India were still down here with low life expectancy and with low incomes. But they had gained their independence. And look what happened after 1954. Here, US continuing the lead, but Europe is closing in, Europe is closing in. And Japan there, they make this amazing catch up together with Singapore and other tiger economies in Asia. And here, China and India got education, small families and health before they start this amazing economic growth, where they catch in together with more and more emerging economies, and they keep up the speed through the last economic crisis. And here we are today, 2010. And what is most interesting here is if you look at the replay, you see this very clear, how the West took off first and then how the rest is following and catching up. And how will this continue? Well, let's make a projection into the future by going backwards first. This is where China was 1980. They had very low income over there, you know? And US was all over here in the other end. And we never thought this would happen, that China in 30 years would move so much faster than the United States. Now, if both countries would keep the same speed in economic growth in the coming 30 years, where would US end up? They would end up there. And where would China end up? They would end up, yes, the same spot. But this finisce qui il video, poi ci sono dei commenti. Vi è piaciuto? Oh, chi, non l'ave... chi è che l'aveva visto? Allora, con che cosa vi lascio? Vi lascio con un messaggio assolutamente positivo. Le tecnologie sostengono lo sviluppo dell'umanità. Questo è provato. Questo è provato. Il futuro domani sarà migliore. Abbiamo la possibilità, attraverso le tecnologie, di sviluppare certamente un lavoro diverso, ma un lavoro migliore, una qualità della vita migliore, un benessere migliore, un modo di lavorare col tablet a casa, tutto bene, eccetera, eccetera. Un lavoro magari per poco, misurato in modo diverso. E io ringrazio l'ospite che mi ha invitato a raccontare queste cose. E l'ultimo messaggino, è possibile costruire delle piccole isole che vanno a una velocità diversa,
che credono nello sviluppo tecnologico e quindi sono sostenibili e all'avanguardia. Grazie Andrea. Non so se c'è tanto da aggiungere o poco da aggiungere dopo quello che abbiamo visto, perché insomma è stato abbastanza d'impatto quello che ci hai detto, no? Dei gemelli, dei nostri gemelli su internet, insomma sono degli spunti molto interessanti, sicuramente sono delle cose che non ci aspettiamo, che non abbiamo mai immaginato, ma esistono. Mi ha lasciato molto, molto colpito adesso, no? Io ero qua che pensavo al 3D, al CAD, alla progettazione della macchina, no? Piegatura, sensorizzazione, invece adesso vado a casa col pensiero del gemello su internet che magari mi chiama stanotte, no? Come nel film, sono tuo gemello. Comunque in ogni caso, insomma, torno a ripetere che sono molto contento dell'evento che abbiamo fatto, sono molto contento di aver avuto ospiti, grandi nomi come ospiti, per una piccola azienda come noi è una grandissima soddisfazione, spero che vi sia rimasto qualcosa, se non vi è rimasto di là c'è un sacco di vino e comunque ci sono gli stand ancora attivi per un po'. Vi ringrazio per essere venuti, buona serata.